こんにちは、泉です。お元気ですか？今日は、和について説明します。助詞の和です。皆さんも、和とがについて考えたことがあるかもしれませんね。私もたくさん質問をもらいました。たくさんのビデオもあります。和とがはどう違いますか？田中さんは来ました。田中さんが来ました。どう違いますか？たくさん質問があると思います。今日はそれに答えを出したいと思います。まずはじめに、もう和とがの違いを考えなくてもいいです。考えないでください。なぜなら、和とが違うのではなくて、和は他の助詞と違うからです。和は特別です。和はテーマを言います。トピックです。テーマって何ですか？テーマは何かを言いたいときにまず初めに頭に浮かぶものですね。田中さんは来ましたというときは、私は田中さんについて話したい。そういうときに和を使います。今日は和が特別な助詞だということを説明しますね。最後まで見てね。助詞の和はテーマです。テーマの後につきますね。ではこの文を見てください。レストランで寿司を食べます。マンジョ寿司アリストランテ。ここにはテーマも主語もありません。 Qui non c'è né tema né il soggetto. Allora mettiamo Tanaka san che soggetto. Tanaka san が寿司を食べます。In questa frase la cosa più importante è 食べます。これは動詞です。文の一番後ろにつきますね。 Il verbo sta in fine della frase。 そして一番大切です。 È la cosa più importante。 田中さんが、con が、田中さん è soggetto del verbo 食べます。 田中さんが寿司を食べます。でもこの文にはテーマがありません。In questa frase non c'è un tema。 Invece 田中さんは寿司を食べます。 Se metto は dopo 田中さん、田中さん diventa sia il soggetto che il tema。 田中さんはテーマであり主語です。私は田中さんについて話しますから、田中さんは寿司を食べます。この場合テーマと主語が同じ人ですね。 Il tema e soggetto sono gli stessi。 Invece vediamo。 レストランでは田中さんが寿司を食べます。 In questo caso l'ho messo レストラン all'inizio della frase mettendo con la wa。レストランは、レストラン è diventato il tema。 私はレストランについて話します。レストランでは田中さんが寿司を食べます。 In questo caso però de per il luogo non si può togliere。 invece con ga di soggetto si toglie。 perciò ga wa non si dice ma de
はしりちゃい、しりべりりこし。レストランでは田中さんが寿司を食べます。これは私はレストランについて話したいので、はじめにテーマとしてレストランを言います。レストランでは田中さんが寿司を食べます。寿司はレストランで田中さんが食べます。寿司è diventato il tema。寿司について話したい。寿司がテーマです。から寿司を前に置きますね。寿司は田中さんがレストランで食べます。この場合も寿司をのをはと一緒につきません。ラオえはのスタンニンセメ。Allora non si dice 寿司をは、まあ寿司は田中さんがレストランで食べます。このようにはどの言葉にもつけることができます。テーマの言葉につきます。テーマとして言いたいときは言葉を前に出してはにします。それだけです。Quindi avete capito che non ha senso fare il discorso che differenza c'è tra ga e wa? Perché wa è il tema, basta così. Allora, avete imparato alcune grammatica per le funzioni di wa? Per esempio, sushi wa tabemasu ga, tempura wa tabemasen. Mangio sushi ma non mangio tempura.Questo tipo di frase in cui wa è wa di enfatico, cioè sushi proprio questo mangio ma tempura no, per sottolineare quello che è scritto prima di wa. Questo si spiega benissimo che il discorso del tema wa indica il tema, quindi voglio parlare di questo argomento. Siccome in questa frasecè comparativo tra sushi e tempura, funziona come enfatico. Però voglio dire che non è questo che si spiega la funzione di wa. Wa è il tema, è naturale che diventa anche enfatico. E un'altra frase, per esempio, Firenze wa hito ga oi desu. Questo si impara come wa ga bun.Perché c'è la wa di tema, ga di soggetto in nella stessa frase. In questa frase, Firenze wa non c'entra al predicato oi desu, perché oi è la gente, hito ga oi desu. Firenze wa oi to kanke ga arimasen. Firenze non c'entra con oi.Questa frase spiega benissimo che wa indica il tema Firenze wa, perché io voglio parlare di Firenze. Firenze wa, virgola, staccato, e hito ga oi desu. Lo stesso Osaka wa tabemono ga oishii desu. Per quanto riguarda Osaka, il mangiare è buono.私は髪が黒いです。Parlo di me, io, 私は、miei capelli sono neri. Questa non è una frase particolare perché wa indica il tema. Il tema lo metto all'inizio perché voglio parlare di questa cosa. È naturale che lo mettiamo all'inizio. Quindi, in giapponese è naturale dire 私はビールです。Io sono birra? No. Al ristorante quando ordiniamo, se io voglio dire di me, perché ci sono anche altre persone, watashi wa, poi prendo la birra. Biru desu. Deva, 最後にがについて説明します。Adesso spiego di がdi particella. Wa はテーマですが、誰?どこ、いつ、何などの
疑問の言葉にはつけられません。はいテーマ、ma non si può mettere con le parole interrogative come dare, dopo, it's, 何? Perché queste parole indicano punto interrogativo che io non so, quindi voglio domandare. Allora non possono diventare il tema. Però mettiamo con ga, possono diventare il soggetto. Dare ga kimashita ka? Chi è venuto?Tanaka-san が来ました。何が好きですか? Cosa ti piace? 猫が好きです。In queste frasi non c'è un tema, quindi non parlo di qualcosa specificamente, ma parlo solo di fatto. La particella が va usata nelle specifiche frasi che io dico sempre esserci, preferenza,e capacità. Vediamo, esserci è hon ga arimas, in questo caso arimas c'è, che cosa? Libro. Hon ga arimas. Neko ga suki desu, mi piacciono i gatti. Preferenza. Nella frase di preferenza ci vuole ga per complemento oggetto. Eigo ga wakarimas.Wakarimasu è la capacità, capisco, quindi che cosa capisco? Eigo, mettiamo la ga. Quindi ripeto, esserci, preferenza e l'abilità vogliono ga come la particella. Questo è una cosa standard, ma se voglio mettere il tema di queste cose, neko, hon...Posso mettere come tema con la wa. Neko wa suki desu. Hon wa arimasu. Ego wa wakarimasu. Queste frasi hanno il significato in più perché non è più normale ga ma ho messo wa. Perciò wa che esclusività o wa di enfatico eccetera danno questo significato nel contesto.というわけで、もう、わとがの違いについて考えないでくださいね。わはテーマです。それだけです。では、今日はここで終わります。また来週も見てね。バイバイ。